ti nascondi? Come potete vedere, ho trovato il mio cyberware preferito, le lame della mantide, e ho trovato anche per puro caso le, come si chiama, le lame infuocate, le lame riscaldate, ed è wow, fighissimo, sono stracontento di aver preso il potenziamento delle lame. Certo è che mi ricordavo che forse ho un ricordo strano del gioco, non lo so. Ma mi ricordavo che queste lame mi permettessero di attaccarmi al muro. O è un'informazione che mi sono inventato? Oh, ma guarda, ci sono dei nemici. Guarda. Potenza del doppio salto. Dio mio. Ste lame sono fantastiche. Sono veramente fantastiche. E cosa abbiamo qui invece? Una pistola? Wow, che bello. Tanta roba interessante, insomma. Giusto per curiosità, fammi vedere che missioni mi sono rimaste. O meglio, più che rimaste, tutte quelle che ho qui. Trova il taxi. Trova il taxi. Tutte missioni che, secondarie che ho preso livellando reputazione e livelli. Ah, c'è questa. Questa la vorrei fare. Mi ha mandato un messaggio la mamma Wells. Forse sarebbe il caso di leggerlo. I combattimenti invece, quelli corpo a corpo, cacchio, sono di livello molto alto. Quindi dovremmo livellare un bel po'. Guarda, giusto perché a livello di storia questa cosa a me è dispiaciuta un sacco. Leggiamo il messaggio di Mama Wells. V, dobbiamo parlare. Rispondi per favore. Scusa, avevo un impegno. Ti chiamo più tardi. Ti richiamo più tardi. Potrei anche chiamarla adesso in realtà. È giusto che noi la chiamiamo adesso. Vediamo cosa da dirci. Oh no, aspetta. V, ah? Sono contenta di sentirti. Anche per io, ora. Mamma. È da tanto che non parliamo. Da quando è morto Jackie. Lo so, brutta roba. Volevo farti le mie condoglianze. Volevo farle le mie condoglianze. Farmi le tue condoglianze. Dai, non mi... Oh, Gesù Cristo, V! Hai vissuto in cazzo. Abbi la decenza di non trattarmi come... Perché è andata avanti da sola? Scusami, mamma. Ti avrei chiamato io. Preparo un'offrenda per Jackie. Non possiamo lasciarlo andare senza un ultimo saluto. Già. La cerimonia sarà al Coyote Co. Ci saranno tanti suoi amici. Ho fatto la scelta giusta, mandare il corpo ai genitori, alla madre. Ci sarò anch'io. Non aggiunga altro, Mama Wells. Ci sarò. Ero sicura che saresti venuta. Venuta? Signora, sono a un presto, uomo. Vi. A presto, signora. Ehi, dannati criminali, venite qua. Uno con due lame grosse così. Chi mi credo di essere, ma pensa un po'. Certo che però, cazzo, siamo anche saliti di livello. Il potenziamento che rallenta il tempo, sì, utile a modo suo, però porca miseria se ha dei colori orribili. Comunque, io continuo la mia ascesa alla capacità tecnica. Dobbiamo arrivare al livello 16 e non me ne frega un cazzo. Anche se poi voglio aumentare assolutamente lame, perché ste lame della mantide sono fantastiche. E poi anche fisico. Questi tre hanno la precedenza. Questo su tutti, perché ce lo togliamo adesso e non ci pensiamo più. Giusto per farlo, vorrei lanciare un coltello dopo. Giusto perché sennò quell'abilità... Allora, io pensavo fosse meglio l'abilità. In realtà è una cazzata, è proprio un'abilità di merda. Però, visto che ce l'abbiamo, vorrei usarla, almeno su un cattivo. Vi spiego perché è una cazzata e vi spiego anche perché ho sbagliato a prenderla, pensando giustamente fosse... Ehi, quella moto?
pensando fosse meglio. Io pensavo ci fosse una categoria coltelli da lancio. Comunque i coltelli che possiedi li lanci. In realtà la cosa è più stupida come abilità. È veramente molto più stupida. In sostanza cosa succede? Tu prendi un coltello, miri e tu lanci il coltello. E tu dici, ok, se tu lanci il coltello, beh, può essere una cosa interessante. Puoi avere un coltello potente, lo lanci, fa un sacco di danno. Ok, sì, può essere. Potrebbe essere un'idea. Se non fosse che, una volta che tu lanci il suddetto coltello, il coltello poi lo perdi. Tu su quel cadavere non avrai più il coltello che hai lanciato. Guarda, giusto perché ce li abbiamo, continuo a lanciarli ora. So che sei qui. Ma sono qui davanti a te. Proprio. Scusami, è stato troppo divertente lanciartelo proprio in faccia. E anche l'ultimo coltello, visto che così mi libero un po' di peso inutile. Oh, bene, questo è andato non male, peggio. Chi è che continua a rompere i coglioni? Ma vai via. Cos'è? Credo che il tipo sia stato colpito involontariamente dal furgone. Ah, sei ancora vivo. Benissimo. Voglio darti una possibilità. Continua la tua vita merdosa. E come potete vedere, questo a cui abbiamo lanciato il coltello non ce l'ha. Ok. È un peccato, nel senso, ci sta che lanciando il coltello tu lo perda. No, non ci sta. Cioè, nel senso, sarebbe stato anche un potenziamento interessante se avessi avuto la possibilità di riprenderlo il coltello dal cadavere. E se non lo riprendi è colpa tua che non hai fatto attenzione. Minchia, è lontanissimo. È lontanissima mamma Wells. Vabbè, l'unico posto più vicino è questo qui. Vedi, ad esempio, qua nelle cianfrusaglie io ho questo coltello insanguinato. Quando ho preso quell'abilità ho pensato, ci saranno i coltelli da lancio che magari tu li compri ma non riesci a lanciarli decentemente, e con quell'abilità invece li lanci bene. No, no. E questa cesta volante? Ok, grazie dei componenti, mistica cesta volante. Quanti incidenti stradali che succedono qui a Night City. La gente non fa attenzione. Cosa? Chi? Scusi, non volevo allertarla saltando. La gente non fa attenzione e succedono gli incidenti. In tutto questo, ora, mi chiedo come sarebbe andata la missione o come sarebbe andato effettivamente il gioco scegliendo Evelyn. E come avrei dovuto scegliere Evelyn, il punto. Che secondo me, a prescindere comunque, poi Dex ci avrebbe sparato lo stesso, non ci avrebbe sparato Evelyn. Non penso proprio. È incredibile come passi dalla zona iniziale, che comunque... Come combattimento? Combattimento con chi? Passi comunque da nemici del tuo livello, poco meno, a queste aree nuove che... Oh, una volta che fai quell'evento in cui comunque la città si sblocca, ti parte tutto questo che puoi girare dove vuoi, ma tutti i nemici sono di un livello mega alto. Gli spari, non succede niente, ti sparano loro, tre colpi sei morto. Eccoci al El Coyote Coyo. Mamma Wales, come va? Dobbiamo toglierlo. Sul serio? È pesantissimo. Quindi? Magari lo spostiamo un po' contro il muro. Mamma Wells, ciao. È bello vederti. Anche per me è bello. Avanti, siediti. Siediti. Vuoi una Arrivo, un attimo. No, grazie. Sono a posto, grazie. Come vuoi. Grazie, lo stesso. Mi dispiace. Come stai? Ho un pazzo nella testa, però sono stato meglio. Sono stato meglio, a dire il vero. Che succede? Dalla notte che Jackie è morto, diciamo che le cose non vanno benissimo. Vanno di merda, mamma. Io sé come ti sientes. Todos lo sabemos. Però voi non avete un pazzoide nel cervello. C'è ancora così tanto da fare. Voglio partecipare alla cerimonia, voglio dare una mano. Cosa non ho freddo? Voglio dare una mano. Posso dare una mano? Grazie, mi vida. Ma ce la faccio. Va bene. Basta che tu sia qui per dirgli addio. Ok, voglio partecipare allora. Mi piacerebbe partecipare. E farlo nel modo giusto.
in linea con la tradizione. Io seguo voi. Voglio seguire voi. Non saprei cosa mettere vicino alla sua bara che gli renda giustizia. Io non ho niente. Qualcosa la troverai. È nel posto giusto, mi vida. Oh, mamma. Non ti preoccupare. È simbolico. Cerca qualcosa nel suo garage. Il suo passato è tutto lì. Prendi la chiave, ok. Grazie, mamma Wells. Ah, figurati. Gli sei troverò rispettoso. Un oggetto decente. Prezzo. Il garage è sulla Republic. Ok, ci penso io. Vado a cercare qualcosa che gli renda giustizia. Povero Jackie. Ah, Dio mio, la luce. Credetemi che a me vederlo morire mi ha lasciato ma proprio di merda. Cioè, non so, forse... Misty, ciao. Patata, ciao. Lei. Cosa ci fai qui? Te stai qui sola? Sei qui da sola. Non è proprio la zona più sicura della città, Misty. Mi sedevo qui quando avevo 10 anni. Adesso ne ho 26. Se doveva succedermi qualcosa, era già successa. Anche quello è vero. Cosa ci fai qui? Che domanda del cazzo, però. Cosa ci fai qui? Che ci fai qui? Me ne sto seduta ad aspettare. Sì, aspetto lui. No, no. Se so che non tornerà mai. Misty. Ultimamente vengo qui a sedermi. Un'oretta, a volte due. No. Lo so che è stupido, è solo che mi manca. Lo so. Tanto. Lo so, Misty, anche a me. Ti siedi con me? Parliamo un po'. Certo, devo trovare qualcosa per l'offerta, siediti. Non è per niente stupido. È solo... Oh. Umano. Che caruccetta. Forse sì. Jack mi parlava di te, vi conoscevate da tanto. Jack mi parlava molto di te. Jack parlava sempre di te. Un sacco. Diceva che eri importante per lui. È vero. Diceva davvero. Secondo me usava altre parole. Diceva che eri una strafiga. Ma bestia. Intendeva quello. Ne sono sicuro. Tu l'hai conosciuto. Il vero Jackie. Forse la gente pensava che fosse uno stupido con la faccia da criminale e un carattere. È la prima cosa che pensa la gente, secondo me, ma era anche quello. Chi era per te, però? Chi era Jackie per te? Sai cosa mi ha detto una volta? Sentiamo. Che per me si sarebbe beccato un proiettile, senza pensarci, anche se l'avesse ucciso. Oh, è quello che avrebbe fatto veramente. Un uomo pieno di sogni, ambizioni. Vero. È per quello che volevamo fare quel colpo. Lì dentro c'è tanto del suo passato. Volevamo darti qualcosa, effettivamente. Perché non sei entrata? Perché sei qui fuori? Non ho le chiavi. Da. Jackie non te le ha mai date. Perché sei qua? Non ho le chiavi. Si era offerto, ma volevo che avesse uno spazio suo. Tutto per sé. Oh, brava. Mi aiuti a trovare qualcosa? Mamma Wells sta organizzando un addio a Jackie. Cerco qualcosa che fosse importante per lui. Metto su Misty, sull'altare. Tu non vieni? Ti va di darmi una mano? Ah, ecco, appunto. Non so se è giusto che io entri vi. Certo che lo è. No, non è quello. È che io e mamma Wells non siamo in ottimi rapporti. Vabbè, ma eri comunque la fidanzata di suo figlio. Le cose di suo figlio e che ne disturbi la memoria. Jackie lo vorrebbe. È questo che conta. Questo è vero. Vieni. Forza, vieni Misty. Vediamo cosa nascondeva il nostro caro Jackie. De su bamba droga da tutte le parti, no. Era un patato lui. Cosa abbiamo qui? Allora, questo cosa? Scusami un attimo. Ah, è una scatola. Adoravo lavorare sui motori. Poi i poster. Vabbè, scusami. Mi sembra di aver visto una luce viola. È una biratana da maschi, senza un po' di questi. Diceva che erano da collezione, che non li stampavano più. Vabbè, certo. Di sicuro li ha appesi per questo. Certo. Qui invece amava trafficare con i motori. Vero? Ha preso la sua prima moto a 15 anni. Preso rubata o preso comprata? Non si sia schiantato. Beh, però sapeva guidare, dai. A Jackie piaceva sollevare pesi. Si vedeva. Diceva che era la sua forma di meditazione. Beh, è una cosa intelligente. Lui, nessuno ti ascolta come i bilancieri. Capiscono i tuoi problemi e non ti danno mai consigli. Che problemi hai? Voglio alzare pesi. Ok. Questa è la sua moto. Proprio un gran bel mezzo. Ne era così entusiasta. È bello, immagino.
Questi invece di poster? Sarà qui appeso dal 2020. Ciao dal 2021. Sempre carte in giro. Quello cos'è? Un pallone da basket? Un pallone firmato da Dante Gonzales. Perché è buttato era qua a terra? Anche lui. Qui chiunque gioca a basket. Dante li superava tutti. Ho notato credo che tutti che giocano a basket in questo posto. Valentinos. Come Jackie? Mm-hmm. Tutti e due volevano di più. A quanto pare i Valentinos non sono così buoni. Questa invece posso aprirla? Componenti. Questa è un'altra chiave. La stanza di Jackie. Oh, ok, perfetto. Scegli un'offerta. Ok, avevo visto un'altra cosa. Fermi tutti. Della birra. È piena. La sua preferita. Riserva strategica. Non si tocca. Beh. Perché? Esatto. Perché non puoi stoccare una riserva strategica. È giusto, è di strategia. Non è che la puoi toccare ogni volta, perché sennò non c'è più. Continuiamo. Oh, Jackie. È un mandala? Mm-hmm. Però non mi sembra finito. Tutto bene? Ehi, stai bene? Sì, anzi, benissimo. Mi sorprende. Una volta ho detto a Jackie che doveva eliminare l'energia negativa da qui. Gli ho consigliato di fare un mandala di sabbia. E lui mi ha detto che con la sabbia avrebbe fatto un castello, una casa, oh, un nascondiglio della famiglia Wells, qualsiasi cosa. Patata. Penso che tu abbia davvero lasciato un segno. Anche lui l'ha lasciato su di lei. È un po' sbilenco, è bello. È molto bello. Già. È orrendo. Ma dai. Ma è anche la cosa più bella che abbia mai visto. Ma dai, non che cattiveria. Scansiona. Ok, vediamo cosa abbiamo. Un acquario. Un acquario. Era di Taco. E Taco era... il suo pesce. Ah. Una specie di mini squalo. Un po' piccolo come spazio. Un pesce costoso. Oh, non credo che l'abbia comprato. L'avrà pescato nelle acque bellissime di questo posto. La sua tequila preferita. Di Jackie. Ah, è ancora chiusa. È il suo portafortuna. Una delle prime bottiglie mai fatte da Jesus de Abajo. Chi? Il fondatore della tequila Senzon. Ah. Ne restano solo 100 al mondo. Tutte nelle mani dei più ricchi del paese. E lui come l'ha avuta? E Jackie come l'ha avuta? Esatto. Gliel'ha venduta una vecchietta rinsecchita in Messico. Ma dai. Diceva che De Abajo le aveva rubato la ricetta. Madonna. E questa invece è la cintura? La cintura. È una specie di reliquia. Il padre di Jackie la usava. Ma dai. Madonna, che cattiveria. Poi un giorno Jackie si è ribellato. L'ha mandato in ospedale. E gli ha detto che la prossima volta l'avrebbe ucciso. Il vecchio se n'è andato. Bravo ragazzo. Perché l'ha tenuta? Per ricordarselo. Se suo padre fosse tornato. Beh, certo, e c'ha ragione. Scegli un'offerta. Quindi adesso devo cercare un oggetto. Posso hackerare il suo computer. Non è un po' squallida come cosa questa? Io sceglierei il pallone. Ricorda la giovinezza qui. Mi sembra adatto. Penso che ricorderà la giovinezza qui. Ma possiamo cercare ancora un po'. Beh, volendo. Possiamo prendere anche la tequila. Sì, ci siamo. Va benissimo per Jackie. Vabbè, io le prendo tutte e due. La cintura no, mi sembra di cattivo gusto. Però dai, direi di andare, Misty, no? Prendiamo queste due cose. È ora di andare. È ora di andare al funerale. Io resto ancora un po'. Lo saluto qui. Mamma Wells non mi vorrebbe comunque all'offrenda. E invece dovresti proprio venire. Devi venire. Devi venire, Misty. Hai diritto di esserci. Esatto, per questa evenienza. Preferisco non dare fastidio a Mamma Wells. È una cosa di famiglia. E tu facevi parte della famiglia. Forse hai ragione. Grazie, V. Ti sei fatta convincere con poco, eh. Allora? Comunque. Andiamo. Sì, andiamo, forza. Vieni. Se riuscissi a parlare. Hai mai pensato di andartene? Hai mai pensato di lasciare Night City? Certo. Una volta ci ho anche provato. Ah, come me, quando me ne sono andato. In che senso? Avevo fatto i bagagli ed ero saltata su un aereo per il Nepal. Ah beh. Pensavo di andarmene lì.
E cosa è successo? Dopo una settimana ho capito che non potevo vivere senza il traffico fuori dalla finestra e le urla dei vicini. Eh beh, sì, è abitudine alla fine. Ci vediamo al Coyote allora. E tu non entri? Scusami. Dai, su, apri tu la porta. Brava, Misty. Le mie più sincere condoglianze. Parla con Mama Wells. Allora gli dedichi un brindisi, padre. Oh, è il papito. Non so chi è lui. È il papito. Ok, Mama Wells. Vi. Bene, sei qui. Sì. Tra poco cominciamo. Mi fa piacere. Sì, Victor. Sì. Ciao. Oh. È bello sapere che sei venuto. Grazie a tutti per essere qui oggi. Non vi dirò che tipo di uomo era mio figlio. E non mi lamenterò per quanto mi manca. Brava signora. Piuttosto, eccola là, Misty. Vi racconterò una storia. Quando aveva più o meno 19 anni, sì? Jackie era nei Valentinos. Ok. Che all'epoca erano in guerra con i Maelstrom. Simpatici Maelstrom. Un giorno ricevo una chiamata dall'ospedale. Gli avevano sparato 3 volte. Proprio vicino. Cazzo, è sopravvissuto con 3 proiettili, era cosciente quando sono arrivata. Aveva così tanti tubi. Un polpo. Polpo Jackie, polpo. Scusami, non volevo però. Non ti preoccupare, mamma. Guarda, sono antiproiettile. Non mi succederà mai. Se ce l'avesse avuto l'antiproiettile. E mentre me ne andavo, si tolse l'anello dei Valentinos, giurando che non gli serviva più. Oh, metti quello! Non aveva paura, ma non voleva farmi paura. Bella cosa, brava signora. Riposa in pace, amico. Oh. Chi è il prossimo? Io? Victor. Oh. Bravo. Victor mi piace un sacco come personaggio. Sembra un po' Frank West adesso. Alla palestra di box dei Night City Devils avevamo un detto. Sentiamo. Scegliti gli amici tra i pugili che ti mettono al tappeto. Ah. E così è stato. Jackie aveva un cannone al posto. Nessuno mi ha mai colpito così forte. Non lo ancora. Madonna. E tu eri comunque un esperto. 12 round, amico mio. Non so l'ultima frase cosa voglia dire, però apprezzo. Mi mandò camporta. Chi è? La menta non stare qui. Todavía le quedan 4 años che cumplir. Me pidió che leyera esto. Recuerdo cuando Jackie se nos unió. Era un niño fuerte. Ok. Cuando decía que iba a hacer algo, cumplía. Tenía olor. Non può essere qui, è in carcere. Ok. Podría haber llegado lejos. Mis condolencias a la familia. Un po' corto, eh. Niente oggetto tu? Vabbè. Qualcun altro? Alzati senza dire niente. Ripenso sempre a quando ci siamo conosciuti. Io ripenso spesso alla prima volta che io e Jack ci siamo incontrati. Mi sembra che sia successo secoli fa. Voglio saperlo com'è che si sono incontrati. In un altro tempo, in un altro posto. Jackie mi ha salvato la vita. Questo è vero. Devo poi, tutto a lui. Anni dopo, a Night City, me l'ha salvata ancora. Quando ormai pensavo di aver perso assolutamente tutto. Vero? E in quel momento ho trovato la mia libertà. Se non ci fosse stato lui quella sera, sarei morto. Jackie Wells. I suoi amici erano tutto. Aveva dei valori. Puntava in alto. I suoi amici erano tutto. Il migliore amico che si possa avere. Fedele fino alla morte. Quando si metteva in testa una cosa, niente poteva... È la stessa cosa che ha detto lui, però va bene. Una volta mi ha detto: brother, l'unica cosa che non possiamo fare è avere paura. Vero.
Non ha mai dimenticato da dove veniva, metteva i suoi cari davanti a tutto, sapeva sempre quello che voleva. Metteva tutti davanti a se stesso. Avrebbe dato la vita per i suoi cari. Vero? Cosa che avrebbe fatto per lei, per me. E che non aveva paura di vivere e che non era chi pensava la gente. Tutti vedevano Jackie come una persona allegra, che trovava il lato positivo in ogni cosa, sempre. E invece... si sbagliavano. Jackie Wells era un ciume ambizioso, che non mollava mai. E l'ambizione gli è costata la vita. È un po' brutta come ultima frase questa. Ma è riuscito a fare quello che voleva. Un po' brutta. Ottenere fortuna. Due virgole a caso lì però. Senza paura né negli occhi, né nel cuore. Posa il pallone, posa la tequila, posa il pallone. Un ragazzo di Haywood, con una grande ambizione. Riposa in pace, Chum. Oh. Vorrei fare un brindisi. A Jackie. Por mi hijo. Bevi. Versarlo nel fuoco secondo me sarebbe stato... un po' brutto. Grazie per le belle parole, Vi. Di sono nulla. Felice che tu sia qui. È stata una bella offrenda per lui. Grazie a te invece di avermi fatto venire. È venuta tanta gente oggi. Anche quella ragazza con cui usciva. Gli ho chiesto io di farla entrare. Lascia perdere Mama Wells, era molto importante per lui. Si chiama Misty. Cosa? Misty. Ed era molto importante per lui. Lo capisce? Forza. La inviti a cena. È il minimo nei suoi confronti. Sai cosa? Sei un bravo ragazzo. Grazie. Jackie avrebbe voluto che l'avessi tu. La stanza della sua chiave? Prendi la chiave, non posso accettare. Grazie. Grazie. Ah, è la moto! Me ne prenderò cura. È la moto! Guidatevi. Grazie. Esci da... grazie, ok, vabbè di essermi venuto addosso. Parla con i Valentino, parla con il padre, parla con Victor... ok, parliamo in ordine. Campo è sconvolto. Un altro drink? Ehi tu! Criachito! Ti va di bere con noi? Saper ascoltare è una virtù. Beviamo. Ok, perché no? A Wells. Riposa in pace. Ne ho già bevuti abbastanza. Chi sei? Come hai conosciuto Jackie? Grazie. Sono a posto, grazie. Visto? Bisogna sapere quando fermarsi. Ah, chiudi il becco. C'ha ragione, dai. Andiamo. Questo invece è Victor. Anzi, aspetta, prima il barista, scusami. Parla. Ora mi serve che ti concentri, ok? Sì. Siediti e bevi. Versa. Per Jackie. Ci stiamo ubriacando oggi, dai, vabbè, ci sta. Amen, fratello. Grazie, Pepe. Minchia, finirò per sboccare l'anima più tardi. Alzati, bevi ancora un altro po'. È strano essere qui senza Jackie. È strano essere qui senza Jackie. Non riesco a togliermi la sensazione di girarmi e di vederlo seduto al bar, al suo posto preferito, dove si metteva sempre. Grazie, Pepe. Victor, ciao. Beviamo ancora? È brutto incontrarsi così? Mi mancherà. Mi mancherà. Mi manca già. Anche a me, cabron. Anche a me. A Jackie. Adesso è in un posto meglio. Altro, ancora. Bevi, alzati, parlo con gli altri. A Jackie. Intanto qui stiamo festeggiando. Su, non bisogna essere tristi. Un fiero figlio di Haywood. Già, è un grande amico. Parlo con gli altri, Victor. Vado un po' dagli altri, Vic. Certo. Parla con il padre. Donde stasa il papito? Eccolo là sopra. Papito, arrivo. Ciao, come stai? Sei qui per dire addio a uno dei tuoi, padre? Sono qui per dire addio a un bravo ragazzo. Questo è vero. È il papito qui, sembra una brava persona. È ora che vada. È ora che vada. Il Signore sia con te. E con il vostro spirito, padre. Beh, abbiamo parlato con tutti. Riceverò probabilmente un bonus da ciò? Lo spero. Ah, addio, amico mio. Ci vediamo dall'altra parte.
È stata una missione un po' triste, smielosa e con poca azione. Però dai, questa cosa era importante farla. Jackie, mi mancherai, amico mio. E ho una curiosità però, ho una curiosità in mente. Vorrei provare a fare un salvataggio e provare a far passare il tempo. Voglio vedere se succede qualcosa nel bar. 24 ore sono passate. Beh, vediamo cosa succede. Adesso il bar sarà un bar normale. È cambiata anche la luce? Prima era tutto più arancione. Oh, è cambiato veramente qualcosa. Mancano uno degli oggetti. E qua ci sono le pistole. La cingona dorata. E la cingona dorata, ne aveva due giustamente. Dall'altra parte, amico, ci si vede. Peccato. Ah, pensavo si sedesse sul casco. Peccato che hanno tolto un po' di robe, tipo l'anello, i ventagli che erano qua. Però almeno, dai, il pallone è rimasto, i guantoni sono rimasti. È l'ora di continuare, Jackie.